Benvenuti alla sesta edizione del telegiornale sportivo di Argenta. Ecco a voi le principali notizie. Siamo andati a seguire gli allenamenti di pallacanestro dell'Under 13 della cestistica argentana, informandoci sull'andamento del campionato e come è andata in questo mese di febbraio. Diciamo che abbiamo iniziato arrecando un pochino con questa Under 13 perché veniva da alcuni, diciamo, anni di difficoltà. Ma pian pianino durante i mesi abbiamo adottato dei metodi di allenamento insieme anche al nostro responsabile Renato Caroli, che hanno portato la nostra Under 13 a un livello, diciamo, superiore. Quindi abbiamo avuto già diverse vittorie e i ragazzi si sentono anche già più stimolati nel gioco del basket. Abbiamo avuto anche positivi riscontri nel mondo dei giovani, quindi avvicinamento a questo sport. Beh, diciamo che è andata abbastanza bene, perché delle 4 partite effettuate abbiamo avuto 3 vittorie e una sola sconfitta, quindi sono abbastanza contento. Il gruppo, diciamo che all'inizio erano dei ragazzi un pochino scapestrati, non si tenevano molto a bada, poi dopo con un po' di disciplina, un po' di divertimento, insomma adesso sono dei ragazzi normalissimi che anche fuori ho visto sono molto più felici i genitori, anche a scuola vanno meglio. Siamo andati a seguire gli allenamenti di Mille Volley, cercando di capire come le bambine stanno affrontando questo sport. Siamo molto contenti perché il gruppo sta aumentando sia come quantità, ovvero come iscrizioni, come partecipazione da parte dei bambini e delle ragazze, e sia come qualità. Abbiamo la fortuna di poter affrontare il mini volley con diversi istruttori, in modo tale da dare ai ragazzi la possibilità di confrontarsi col loro livello in quel momento. In questo modo il bambino si sente seguito da un primo livello più ludico sportivo fino a un livello dove affrontiamo con più serietà il discorso dei fondamentali e del gioco dal punto di vista pallavolistico. Dopo un percorso iniziato a settembre, in febbraio siamo pronti per far provare alle ragazze la gioia di fare delle partite che diventano più dei momenti aggregativi, dei momenti in cui si cerca di dare come obiettivo il divertimento. Siamo andati a seguire gli allenamenti di pallavolo dell'Under 14 della Pallavolo Argenta, informandoci sull'andamento generale del campionato e di come è andata nel mese di febbraio. Il gruppo è un gruppo di ragazze che proviene appunto dalle giovanili, da mini volley e dall'Under 14 dell'anno scorso, che sta lavorando molto intensamente, molto seriamente, le presenze sono sempre molto buone, l'impegno è sempre adeguato. E direi che sotto l'aspetto anche della presenza in palestra e dell'atteggiamento è molto positivo. Nel mese di febbraio si è esaurito il campionato della federazione, abbiamo cominciato l'ACLI che è cominciato molto positivamente e proseguirà fino a maggio. Per conoscere meglio il concorso di ginnastica per anziani di Palestra Aquarium abbiamo intervistato l'istruttore Alessandro Cantelli, che ci ha parlato degli esercizi che vengono affrontati in questo corso, e il dottor Giulio Reschiglian sui benefici che questa ginnastica sta portando a questi anziani. Il corso si tiene lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9.30 alle 10.45. La prima mezz'ora si fanno esercizi a corpo libero da terra e l'altra mezz'ora, diciamo, qualche esercizio su vari macchinari, sempre della linea isotonica e un po' di macchine cardio, diciamo. Lavoriamo molto nella parte addominale e lombare, dove praticamente le persone di quell'età lì hanno più problemi, soprattutto nella schiena. Movimento delle articolazioni, quindi ginocchia, caviglia, gomiti. Credo fermamente che questa ginnastica per gli anziani serve soprattutto per migliorare la pompa cardiaca, non solo, ma anche tutto l'apparato cardiovascolare, che viene a trovare un notevole beneficio da questa attività sportiva. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!